Burloni, oggi su Minecraft il caro Marci vi porta un video pazzesco nel quale ad ogni cuore che guadagniamo sblocchiamo uno slot nell'inventario. Infatti, come ben vedete, se guardate in basso, io ho solo uno slot libero. Tutti gli altri, ragazzi, non li posso utilizzare perché sono bloccati. E per sbloccarli dovremo fare delle missioni che leggete in boss bar. Vi volevo chiedere una cosa molto importante. Fatemi sapere se questo street dating che sto per adottare vi piace o meno, perché ho letto sia i vostri consigli sia i consigli del caro editor che mi ha detto: Marci, alcuni video senza facecam sono un pochettino più immersivi. Di conseguenza, ragazzi, oggi proveremo a fare un po' un misto, nel senso, quando c'è bisogno la facecam ci sarà, quando non c'è bisogno la facecam non ci sarà. Ma direi di non perdere troppo tempo e iniziamo. Prima sfida, scambia con un villager. Siamo davanti a un villaggio, ma la cosa che mi preoccupa, sapete qual è? È che io ho un kit base che non posso prendere, ragazzi, quindi come faccio? Forse mi conviene prendere... Sì, mi prendo la zappa, ragazzi. Prendo la zappa. Prendo le bale e scambio con il caro villager, che non so dove sia. In teoria qua c'è... Come si chiama questo qua? Il composter. Quindi immagino che il villager sia qua vicino. Qua c'è anche un cartography table. Fantastico, raga. Eccolo qua. No, questo non è assolutamente un agricoltore. Mi serve un agricoltore che, secondo me, era nelle vicinanze qua. Perché prima... Ma tu quando sei spawnato, esattamente? Non penso che sia lo scambio che mi serve, campione. Quindi se puoi venire qua... Grazie, aspetta, vieni. No, non prenderti l'altro composter, guarda. Fidati di me, basta che stai vicino a me. Guarda, vieni qua, dietro. Dove stai? Nell'altro composter sta andando. Vabbè, io non ci posso credere. Qua, vieni qua, cambiati. Ecco qua, le carote ci chiede. No, io ho bisogno del grano, per favore. Vabbè, è arrivato lui, va bene lo stesso, non ci cambia molto. Venite qua tutte e due. Sì, dammi il grano, 20 di grano. Ottimo, ragazzi. A parte che in realtà qua era pieno di grano, potevo prendere anche questo qua, ma poco importa. Ho 63 di grano e questi due stanno parlando, Gianluca e Luigi. Allora, Gianluca e Luigi, datemi il vostro fantastico smeraldino. E io ho da fare adesso un'armor in ferro completa. Carina come cosa. Allora, a questo punto vi direi, prendiamoci il cibo e il piccone. Il resto non ci interessa. Eccoci qua, ragazzi, cibo e piccone. Poi veniamo su, direi, per andare a craftare. Anche perché, se no, io non ho neanche per farmi una crafting table. Comunque, questo villaggio è spawnato troppo bene, raga. È veramente bellissimo, guardate. C'è addirittura una zona degli agricoltori qua sotto. Ok, va bene, ce l'accogliamo, raga. Io in realtà ho portato il cibo, ma il cibo non posso utilizzarlo. Aspetta, va, mi ammazzo. Allora, sono morto prima che... Vabbè, siamo così, ne prendo giusto uno che può servire. Ma neanche. Meglio così. Allora, un pezzettino, due pezzettini. Ricordatevi che per fare un'armatura completa ci servono 7 per il gambale, 8 per la chestplate, 5 per l'elmetto e 2 per i piedini. Quindi 24 pezzi di ferro totali. Siamo già a 2. Sono contento. Sono abbastanza contento. 7, 8 pezzi e basta. Oh, qua ce n'è ancora 9. Guarda quanti ce n'è qua, raga. C'è una vena tipo gigante. 10, 11. Ma sì, dai, che ce la possiamo fare a finirlo, in men che non si dica. Io direi anche che scendiamo, raga, che probabilmente, essendo che siamo nella 1.21, qua, ecco, stavo dicendo, qua ci saranno delle caverne tipo giganti. Ma che bello, proprio direttamente su. C'è tantissima gente negativa. Me ne devo andare. 16 pezzi. Sì, veloce. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aiuto, non voglio morire adesso. No. Io muoio. Mamma mia, quanto sto rischiando. 22, 23, 24, 25. Sì, ammazzami, va bene. Non ci interessa, va benissimo così. Ci mettiamo qua, lasciamo il piccone e prendiamo l'accetta momentaneamente e rubo un pezzo. Rubo un pezzo di casa al nostro caro cartografo. Ok, preso il legno, buttiamo via l'accetta, facciamo una crafting table. Ne basta una, ma non ne faremo 4 perché non sappiamo scegliere. Preferiamo averne più di una. Metti caso che, non lo so, ho dei dubbi su quale prendere. Allora, facciamo così, elmetto, mettiamo uno e l'altro. E ora mi faccio i piedini e i gambali. Ecco qua i gambali. Ottimo! Ecco qua, ottieni un armor in ferro. Completata. Terza sfida, ottieni una breeze rod. La breeze rod, ragazzi, si trova nelle nuove trials chamber, che è una delle strutture che mi piace di più su Minecraft. Allora, nelle vicinanze ho visto che lì c'è un cartografo, ma ho visto che anche qua dietro c'era un cartografo con una cartography table, e qua dentro c'è già il villager. Non vorrei che questo qua, essendo che è qua, ci dia esattamente la madonna, ragazzi. 12 smeraldi e una bussola. Qua c'era una chest, però magari c'è qualcosa. Ecco qua, vedi, mamma mia, la mia furbizia, che sto sempre
sempre attento. Allora, 12 smeraldi ce li abbiamo già e c'è anche il compass. Io ne avevo già 3 di smeraldi, quindi in realtà potevo anche scambiarli. Quindi facciamo così, prendiamo questa bellissima mappa, vediamo dov'è. Ok, potrebbe essere abbastanza distante. Devo andare verso nord, quindi verso di là. Cavolo, cosa mi porto? Mi porto solo il piccone? Potrei portarmi solo il piccone. Se no, raga, vado verso la Tyrant's Chamber. Potrebbe essere un'idea. Se è abbastanza vicina, ci metto un puntino su dove devo scavare e torno indietro a portarmi il piccone. Potrebbe avere senso, in realtà. Abbiamo vagato per parecchi blocchi su Minecraft, ma ce l'abbiamo finalmente fatta. Siamo arrivati verso la Trials Chamber, che è esattamente qua sotto, e non posso chiaramente fare il punto e tornare a casa, non avrebbe senso. Quindi mi prendo un po' di legno e lascio la mappa, quindi la mappa la lascio direttamente qua di fianco. Qua c'è un nuovo lupo, guarda che bello che è, bellissimo, guardali! Cioè siete in sincronia praticamente. Quindi lasciamo questa, prendiamoci un po' di legno, raga, e ci facciamo crafting table e speriamo di trovare anche del ferro mentre si scende. Allora, ferro ce l'abbiamo. Ora, calma un attimino, bisogna fare così. Bisogna fare la crafting table, buttarla giù, prendere il legno, fare gli stick, aspettare che ci salga il ferro e fare la spada, raga. Ok, abbiamo anche la spada, ce l'abbiamo fatta. Ora, andiamo di nuovo avanti e scendiamo immediatamente. Purtroppo tutta la cobblestone poteva essere utile, ma non riesco a tenerla, chiaramente. Ok, molto carina questa Trials Chamber. Allora, abbiamo bisogno del Breeze in questo momento. Quindi, caro Breeze, se vuoi farci il favore di spawnare anche subito, potresti essere un nostro caro amico. Però qui non vedo Breeze da nessuna parte. Se in realtà è un Breeze, vieni qua Breeze, su. Si spawna subito. Oddio, ma sono i bogged quelli, aiuto. No raga, è un disastro. Ho bisogno di un letto, No, no, chiuditi. Chiudi. No. Sono morto, raga, non ci credo. Ah, ma che figata, mi fa spawnare qua, raga. Ok, questo è un buon aiuto, dato che non abbiamo cuore, quindi direi molto bene. Breeze, che dici? Muori? Grazie, caro. Ok, Breeze Road, perfetto. Ecco qua, la sfida che tutti noi non volevamo avere. Uccidi 10 Bogged. I Bogged, ragazzi, purtroppo sono dei mob veramente spietati. E a me non piacciono per niente, anche perché sono degli scheletri cattivi. Ecco, anche il Breeze, sarebbe l'ideale che il Breeze non ci sia. Vabbè, tanto se moriamo e spawniamo qua, va bene. Allora, venite qua subito. Però non è neanche molto bello fare così, sinceramente. Non è che mi piaccia molto questa cosa, Però non è che posso fare moltissimo qua. Muori. Deve morire questo qua prima. In primis su tutti lui. Io posso salvarmi adesso andando un attimino di qua e aspettando che questo scheletro qua... Dammi qua, vieni qua. Vieni qua immediata subito. Chi mi sta beccando? Sono morto dal ragno, chiaramente. Bene, raga. Allora, ragno, intanto muori tu, per favore, perché tu sei il peggiore. Tu sei il peggiore. Qua c'è un altro bogged. Ce ne mancano solo 7. Dai, non sono tanti. Ti prego. Vieni qua. E muore. Ok. Questa l'abbiamo completata, però no. Lì ci sono altri bogged. Bene. Che belli che sono, raga. Oh. Nei commenti dovete dirmi quanto sono belli i nuovi bogged. Mi piacciono tantissimo a me. Qua c'è un altro. Scendi, bro. Sì. Eccoci qua. Ne mancano solo 4. Ecco qua un altro. Sì, ma non mi uccidere, ti prego. No, devo andare via, raga. No, devo andare via. No, sono praticamente morto. Calma. Mangia, Marci. Ciao. Sì. Ciao. Sei molto gentile, Ok, forse questa cosa non era al massimo, andare proprio verso di loro. Mannaggia, ce l'ho fatta a scappare. Ma adesso arriva lui. Vai, voglio cercare di... Ce la posso fare, raga. Ok, via. Porca miseria, raga, ce la stavo quasi facendo. Rieccoci qua, caro Bogged. Me ne manca solo uno, raga. Quindi devo tornare su in qualche modo. Quindi da qua. Tu puoi morire senza farmi danno per No, questo è il covo dei ragni. Via. No, il Bogged qui, no. Sì, ammazziamo il Bogged così. No. Via. Mangio. Troppo tardi. No, non ti azzannare col tuo amico. Eccoci qua, fatto, raga. Entra nel Nether. Buona, raga, questa cosa. Allora, siccome la sfida finale comunque è di ammazzare il drago, io vorrei vedere se qua sotto c'è un arco che mi può servire, raga. Perché qua c'è un botto di frecce. Un arco? Ma un arco pazzo? Nessuno mi dà l'arco? No, nessuno mi dà l'arco. Mi ha droppato, basta. Allora, madonna, raga, qua ci sono 56 archi. Quanti ne abbiamo? Vabbè, un arco me lo prendo molto nel chilling. Però, se devo fare che entro nel Nether,
Nether. Io quasi quasi vado a rompere un po' di vasi che ci sono qua in giro, perché potrebbero esserci chiaramente dei pezzi di ferro. Mi faccio almeno il water bucket e vado poi a trovare la lava in qualche modo. Allora, qua di ferro ce n'è veramente tanto, raga. Però qua bisogna assolutamente ammazzare questi ragni. Ok, cosa lascio, raga? Lascio le frecce. Oh no no no, le frecce no. Le frecce no, le frecce no, le frecce. Porca paletta. Vedi? Stavolta che abbiamo finito la sfida mi ha fatto spawnare qua. Chiaro, chiarissimo, raga. Qua mi riprendo intanto la spada indistruttibile. E cosa faccio? Lascio l'arco e niente, raga. Devo per forza prendere. Devo per forza prendere un altro pezzettino di ferro. Così almeno poi posso. Eccolo qua. Così posso farmi il bucket per andare direttamente nella lava. La lava l'ho vista qua nelle vicinanze, se non erro, perché quando stavo passando per andare verso la zona del cartografo di là, ho visto una pozza di lava. Quindi vi direi non male. Vedi? Avevo detto io, raga, che qua c'era qualcosa. Me lo sentivo, me lo ricordavo come cosa. Però non ho dei blocchi da utilizzare come supporto. Quindi io farei una roba del genere. Lo farei direttamente qua. Così almeno io ho più lava da utilizzare. Faccio così. Faccio così. E qua, raga, ho bisogno di blocchi. Quindi lasciamo un attimino il flint e steel e la carne. Vado a prenderci sì. Va bene così. Qui mi metto in questa zona qua. Devo salire di altri blocchi. Oh, mamma mia, raga. Per fare il portale del Nether in questa maniera è veramente complicato con così pochi slot. Sembra banale, raga, ma sapete che, cioè, comunque se ci pensate, raga, di slot ne servono tantissimi, ne servono. Cioè, così pochi non ha... è troppo strana come cosa. Allora, qui dobbiamo fare così. Qui dobbiamo fare così. Ed ecco qua, ragazzi, che Marci Speedrunner riesce a completare finalmente il portale. Il re delle speedrun è tornato. Molto bene. Adesso però devo riprendermi la mia roba e vi direi che scendiamo subito qua. Bene, vediamo qual è la prossima missione. Sono proprio curioso. Tanto abbiamo uno slot in più dell'inventario. Ottieni 7 Blaze Rod. Ah, va bene. È lunga questa, raga, eh. Vediamo se c'è una fortezza ed è vicino allo spawn. Questa tanta tanta roba, raga. Però mi devo farmare un po' di blocchi. Quindi mi farmerò un po' di netherrack in questa zona qua. Ok, e andiamo. 64 netherrack sono perfetti. L'unica cosa che io mi dovevo fare, ragazzi, almeno lo scudo. Senza scudo è rischiosissimo quello che sto facendo, secondo me. Ho questo presentimento pazzo che sia un po' rischioso. Allora, dove spawnano i blaze? Ora non riesco mica a capirlo da qua. Allora, potrebbero spawnare lì in fondo, perché questa non è la zona di spawn. Quindi io posso in realtà scendere e arrivare direttamente. Io qua non dovrei morire, vediamo. Infatti, raga, non muoio, quindi io vado direttamente là sopra e per forza è l'unica zona che mi viene in mente dove possano essere i blaze. 7 blazer sono veramente tanti, sono veramente tanti, e penso che stare attento a lui sia la cosa ancora più importante. Come al solito avevo ragione. Ecco qua i nostri cari amici. Questo se muore ci farebbe anche un favore. Io non devo prendere fuoco però, raga. Se prendo fuoco sono veramente finito. Devo stare veramente molto attento. Allora, appena spawnano direi che mi devo coprire qua sotto. Aspetta, spawnato? Ok, ok. La data? Due ne ha date. Ah, è forse quella di prima. Cosa butto? Butto l'acqua, tanto non ci sarebbe più. Ne abbiamo due, non male. Ma li sento di qua, raga. Ma che cavolo. Vi giuro. Raga, che roba! Ma con che probabilità? Guarda che bravo! Oddio! Ce ne sono troppi qua! Aiuto! No, no, io muoio qui! No, 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 non voglio morire, non voglio morire. No, venite qua da me voi, dai. Fate i bravi. No, qua ce ne sono troppi, però. Ok, uno è andato. Sì, sì. Ti prego, muori anche tu. Ok, ne ho tre, raga. No, no, via, via, via. Scappa, 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 scappa. Mamma mia! Se mi beccavo ero morto. Se mi beccavo ero morto. Ne ho tre. Ne recuperiamo tutta la vita necessaria. No, però, sei cattivo così. Mi hai preso proprio così alla sprovvista. Sì, sì, tu sei da uccidere ora. Ok? Sempre tre, raga. Non bene questa cosa. Ma qui stanno ma raga, erano spawnati dentro i blocchi. Sto male. Ok, è morto. Questo è morto. No, non muoio. Ho un cuore. Muoio, raga. Per forza. Ah, ma che figata, raga. Ok, ho questa fortuna che avendo pochi slot di inventario, secondo me ho la morte che mi riporta nel punto dove sono morto. Però non voglio abusare di questa cosa. Non è che mi piaccia molto. Quindi cerchiamo di non morire più, magari. Dato che ne ho quattro. Me ne servono solo tre, quindi possiamo farle abbastanza tranquillamente. Tu muori. Tu muori. E tu muori. Dammi questa blazer. Ne abbiamo sei. Ne manca solo una, raga. Solo una. Questa me la dà sicuro, dai. Eccola. Sì, sette. Buono. Ottieni 12 enderai. No, raga. Devo trovare anche un bastone. Vabbè, va bene, va bene. Ce lo accogliamo. A che coordinate siamo? 149-180. Quindi a me conviene andare direttamente. Aspetta, di qua dove siamo? No, verso di là devo andare. No, no, questo è pericoloso. Questo è pericoloso.
Come faccio a essere vivo? Raga, perché sono vivo? Ma sinceramente a me va benissimo lo stesso, eh. E allora, non lo so, raga, come tornare su. Salto qua. Oh, ok, va bene. Ok, la mappa ci ha portato direttamente in questa zona qua. Vi direi non male in realtà. Vediamo a che coordinate eravamo. Ah, era vicinissimo, ok? Era letteralmente dietro di noi. Quindi bene così. Però direi che dobbiamo scambiare con i cari piglin adesso. Quindi prendiamo più oro possibile. Lì ci sono i bruti e i bruti, raga, ci devastano. Dobbiamo stare veramente molto attenti ai bruti, perché sennò rischiamo di fare veramente un bel patatrack. 63, giusti giusti. Come facciamo, raga, a beccare solo i piglin? Magari ce ne sono qua dietro, aspetta. Aspetta un attimo. Sì, ho capito, però io ti ho chiamato qua per non deliberare, ma per darmi delle Ender Pearl. Me ne servono 12, caro. Se riesci. No, 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 tranquillo, tranquillo. Stai lì buono. Tu scambia tutto quello che vuoi. Io adesso vado a cercare un altro tuo amico. Però prima mi devo prendere un po' di oro ancora. Sempre 7. Allora, facciamo così. 1, 2 e 7. Così almeno abbiamo altri 7. Così almeno abbiamo un altro stacchettino di oro. Ok, qua ne stanno spawnando altri, quindi bene, raga. Se ne spawnano altri, bene, 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 bene. Lì c'è un mini piglin. Bravo, bravo, campione. Segui me. Seguimi, seguimi senza andare nel fuoco. Sì, vieni, vieni carissimo. Ma bravissimo, vieni. Adesso vai dentro col tuo amico. Vai dentro qua col tuo amico. Ah, che c'è un botto di Ender Pearl. Sì, 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 vai qua, vai qua. Ok, bravissimo. Bravissimo. Ok, allora, quello che penso che sia giusto fare è buttarsi giù e vedere quante Ender Pearl ci sono, letteralmente 4 e basta, davvero. Cioè 4 Ender Pearl dopo mezz'ora che ti sto facendo praticamente tutto. Davvero? No, no, torna dentro. No, bro, torna dentro. Bro, ma che fa? Torna dentro, torna dentro. Tornate dentro, tornate dentro. Qui c'è l'oro lì dentro. Ma questo con l'oro in mano mi sa... Che sfiga, raga. Ok, bravi. Sì, sì, bravissimi. Ok, fammi buttare via questo. Basta, a posto. Stiamo qui, aspettiamo le Ender Pearl, raga. Allora, tanto qui ne abbiamo 14. Qua abbiamo 14 di Blaze Powder, però. Perché me ne ha fatto prendere 7 e non 6 a questo punto? Lì ci sono altre Ender Pearl, raga. Forse mi conviene scendere così. Vediamo se me l'ha presa. Ne abbiamo 10. Dai, dammene altre 2, per favore. Ti prego. No, quest'oro lasciamoglielo lì. E qua sì, va bene. 10. Sì. Queste qui sono Ender Pearl, guarda. 1, 2, boom. 1, 2, 3, boom. No, non ha funzionato. Eccole qua. 14 e 14. Eccoci qua. Ne abbiamo trovate meno 2. Butta un arco nella là. L'arco ce l'ho, raga. L'arco ce l'ho dal bug di prima. Sì, ce l'ho nella chest, però aspetta, domanda. Io come faccio? Devo ammazzarmi di nuovo? Niente, sto video, raga, mi sono ammazzato e basta praticamente. Però vabbè, non fateci caso. Ok, prendiamo a sto punto questo. E mi serve della lava. Ma c'è della lava anche qua dietro? Sennò devo tornare là in fondo, non ho voglia. Dimmi che c'è una pozza di lava qua nelle vicinanze. Io credo in te, gioco. No, devo tornare dall'altra parte. Va bene, va bene. Ci siamo! Che carino, c'è l'armadillo, raga, bellissimo. Ciao, bro, bellissimo. Ok, abbiamo la pozza di lava qua. Basta che butto l'arco, sperando che da rotto ce lo faccia buttare. Vediamo un po'. Sbang. Hai ricevuto un arco P. Power Enchant level 15. Ho capito, però senza frecce cosa faccio io qua? Vabbè, spero che quelle me le dia nel... diciamo nell'end, magari. Può essere una cosa utile. Dai, sì, mi sento che sia così. Allora, andiamo a cercare appunto il nostro caro Stronghold. Vieni qua, amico. Amico? Ehi, ciao. Se non ricordo male e se cambia direzione così in fretta, vuol dire che qua dovrebbe andare verso di là e quindi praticamente è non propissimo, però dovrebbe essere corretto, raga, a sto punto. No. Si è rotto, mannaggia. Quindi ora mi porto un po' più verso il centro e vediamo dove va adesso. Vediamo. Ok, vedi, torna indietro. Quindi praticamente posso scendere anche qua sotto. Se si rompe, amen, perché tanto sono a posto. Scendiamo qua, fa niente il 4-4. Dovremmo trovare comunque lo Stronghold lo stesso. Sento dei mob, quindi in teoria dovremmo esserci quasi, dato che sto scavando da 120 blocchi praticamente. Dai, amico. Amico, dimmi che sei qua. Eccolo qua. Lo sapevo io, lo sapevo. Solo che adesso io non so dove debba andare perché non ho le misure, non avendo fatto, ragazzi, 4-4. Quindi, poco male, sinceramente. Caro Spider, ci sei... Che cubo, raga! Che cubo! Ok?
Ah, spacca tutto qua, sì, sì. Ciao, 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 ciao. Siamo chiusi dentro, va bene, me la collo sinceramente. Vediamo se riesco a uscire da qualche parte qua dietro, no. Quindi va bene che saliamo così, dai. Allora, buttiamo via questi, che tanto non ci servono. Ender Dragon in alto così, raga, mi fa morire. Ok, qui non vedo frecce, raga. Però attenzione, non ci sono gli End Crystal. Avete visto, raga? Non ci sono gli End Crystal. Questa cosa è veramente interessante. Però ci sono delle chest. Non vorrei che a sto punto queste cose qui siano appunto delle frecce. Esatto, abbiamo delle poison. Però mi sa che le poison non funzionano, raga, contro il drago. Non vorrei dire una fesseria, però non ci proverò per essere sicuro. F3B e andiamo a sconfiggere sto drago, di cui non vediamo la vita peraltro, raga. Quindi questa cosa è bellissima. Ok, due colpi fatti. Secondo me ne servono una trentina di colpi. Bravo che scendi, caro amico. Dove metti la tua testolina qua? Vuoi che ti ammazzo con la spada? Mamma, mi stava ammazzando lui, altro che. No, 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 tranquillo. Io non pensavo di volerti far male. Vediamo se riesco a entrare qua sotto. Sì, posso anche dargli le spadate. Assolutamente sì. Ma la spada in ferro, raga, non gli potrà mai fare così tanto danno. Ah! Ok, ci siamo quasi secondo me, raga. Gli abbiamo dato tipo una trentina di colpi. Forse anche di più, raga. Ok, ci siamo rifocillati anche di frecce. Questa cosa buona. Eccolo! Hai vinto! Ce l'abbiamo fatta. Siamo anche tornati full vita. E questa era la cosa migliore. Fatemi sapere sotto nei commenti se il video vi è piaciuto e se siete arrivati fino a questo punto. Scrivete nei commenti hashtag hai vinto. Ciao!